parte col destro. Che gol! Fine primo tempo in questa sesta giornata della Super 8 Girone B. Siamo qui con Guarino, numero 5 degli Old Football, che perdono 1-0 contro il Napoli 1926. Buonasera Guarino. Guarino, un primo tempo duro, avete avuto le vostre occasioni e siete stati colpiti in modo un po' ingenuo. Un'imprecisione del portiere. Purtroppo stiamo attaccando, ce la mettiamo tutta nel secondo tempo. Avete visto anche dei pali, la state giocando. In questo secondo tempo cosa manca? Un po' di concretezza, qualcuno che la butta dentro. Va bene, in bocca al lupo. Credi. Russo, Giuseppe. Siamo qui con Giuseppe Russo, portierone del Napoli 1926. Buona prestazione della tua compagine, due parate a mio avviso fondamentali per il parziale di 1-0. Russo, hai qualcosa da aggiungere, un'analisi di questo primo tempo? No, dobbiamo giocare un po' più la palla come stanno facendo loro, stanno giocando meglio di noi, è meritato questo vantaggio. No, è meritato no, avete sfruttato bene le occasioni, che la partita è comunque abbastanza equilibrata, la state giocando. Sì, siamo. Però loro stanno giocando un po' meglio di noi. Cosa manca a questo Napoli centrocampo? Ok, allora in bocca al lupo. Bocca al lupo Russo. Buonasera, prenda calcio. Sesta giornata, Girone B, Super 8. Siamo qui con i protagonisti della gara Old Football Napoli 1926. Finita 6-0 per Napoli 1926. Migliore in campo della gara, Laudando, consegniamo il medaglia per lo scontro con l'altra Emerson. E il migliore dei suoi, Apicella, per l'Old Football. Apicella, nel primo tempo, diciamo, partita abbastanza equilibrata. Loro stavano solo sull'1-0. Vabbè, la si è giocata. Poi, nel secondo tempo, cosa è successo? Penso che a un certo punto, dopo aver preso il secondo e il terzo gol, ci siamo scoraggiati e lì abbiamo perso la partita, perché stavamo in partita tutto il primo tempo e anche all'inizio del secondo. Diciamo che avete giocato abbastanza abbiamo bene, abbiamo dato qualche occasione, il partito avversario è stato molto bravo. E penso che lì forse il calcio aver fatto gli episodi. E quando non è entrata il nostro 1-1, anche il 2-0 non abbiamo accorciato le distanze, poi loro hanno dilagato dopo alla fine. Credo che due compagni nostri avevano dei risentimenti muscolari, quindi la sera a quest'ora bisogna riscaldarsi bene. Gliel'ho detto, non l'hanno fatto e hanno pagato. Comunque complimenti agli avversari, sono stati superiori stasera, anche se come hai detto tu il primo tempo era equilibratissimo. Poi il calcio è andato così. È spietato, se non segni. No, è stata una bella partita sportiva, agonistica. Complimenti ancora agli avversari. Va bene, vi dico cosa tu compagni di squadra. Di riscaldarsi bene prima delle partite. Va bene, ciao, grazie. Peppe, la danno migliore in campo, ottima questa azione, la tua sta tornando in tutto. Dopo 6 mesi di stop, questa è la prima partita buona, senza paura. La Napoli 1926 arriva a 10 punti, a pari punti con Forza Amate Fluminense, primo posto insieme a loro due. Cosa c'è da dire su questa classifica? No, penso è un buon campionato, possiamo pure sperare nell'altra classifica. Dalla regia mi dicono che... Dobbiamo dire un attimo una cosa al capitano che è assente. Luigi Russo! Quando non vieni vinciamo 6-0! Non ci siamo! Bacchetto! Stanno cattivi! Peppe, mi fai una dedica speciale per la mia. A Luigi Russo! Ma perché non è venuto, perciò gliel'ha fatta la dedica speciale, perché non è venuto! Ciao ragazzi!